Environment, social e governance sono queste le tre parole che la settimana della sostenibilità del 2023, organizzata da Confindustria Veneto Est con la collaborazione della provincia di Treviso, ha voluto riempire di significato, con un focus specifico sulla S di social, per far capire in che modo le imprese di oggi possono rendersi sostenibili anche sotto il profilo sociale. La settimana della sostenibilità vuole accompagnare le aziende nei percorsi virtuosi della sostenibilità in tutte le sue diverse sfaccettature e in tutte le tre sigle che guardano la sostenibilità, e quindi l'environment con la E su tutte le misure che stanno adottando le aziende che già in molti casi sono aziende virtuose e hanno fatto passi importanti in questa direzione. La S, cioè l'aspetto del social, quanto le aziende stanno facendo in termini di accompagnamento alla sostenibilità nel proprio territorio, e la G poi come governance, e quindi quanto è importante svilupparsi in termini di governance all'interno delle aziende. In questi ultimi tempi il tema del sociale è sicuramente un aspetto cruciale, dove il tema di diversity, di inclusion, temi comunque legati anche ai temi di immigrazione piuttosto che temi di scarsità di manodopera, quindi di lavoratori, di operatori, fa sì che l'attenzione delle aziende siano sempre più rivolte anche a queste tematiche. Una settimana importante di iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale, a quella anche economica e sociale, un confronto con le scuole, con gli imprenditori, con le aziende che mettono a disposizione i loro prodotti per dimostrare la sensibilità all'ambiente, la sensibilità alla riduzione di quelli che sono anche gli impatti ambientali, la sensibilità all'affetto che si deve nutrire per il territorio, salvaguardando l'ambiente e dando qualcosa di meglio ai nostri figli. Luce all'innovazione, innovazione sostenibile di cui il Veneto tra l'altro va estremamente fiero e orgoglioso, perché abbiamo 4 fra gli incubatori, acceleratori ed ecosistemi più importanti d'Italia presenti sul nostro territorio. Quindi sta solo a noi illuminarli, sta solo a noi conoscerli più da vicino. Insomma, il messaggio che è uscito con queste nostre attività è quello di rendere sostenibile la sostenibilità, ed è quello che faremo con la nostra Academy e con la nostra attività di Confindustria Veneto Est. Fin qui il punto di vista indispensabile delle imprese, ma ai tavoli di lavoro e ai 43 eventi che hanno composto la settimana della sostenibilità 2023 sono state chiamate anche il mondo della ricerca, l'università e le scuole, per dare un contributo fattivo e pratico a due argomenti: dialogo e ascolto attivo. È il momento giusto, ce la possiamo fare, perché il sistema si sta mettendo in moto, il sistema dell'industria e delle attività produttive si sta mettendo in moto alla velocità che sperabilmente è quella che ci serve per rapidamente fare la transizione. La transizione sostenibile hanno a che fare col nostro uso del tempo. È un investimento di relazioni, una tessitura di alleanze e di fraternità oggi, affinché un domani possiamo essere ancora insieme a progettare ancora il futuro. Sostenibilità non è più un'opzione, ma una vera e propria urgenza. Gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 sono raggiungibili solo però con lo sforzo di tutti, con una collaborazione in rete che metta in connessione pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese. Un plauso a Confindustria Veneto Est, che ha saputo fare con questa settimana della sostenibilità un grande esperimento. Si dimostra ancora una volta essere fucina di progettualità e sicuramente che hanno grande rilevanza anche a livello nazionale. Per questo motivo stiamo lavorando su diversi fronti, stiamo lavorando sulle competenze, individuare le competenze necessarie per le nuove figure green che dovranno entrare nelle imprese, e stimiamo che saranno necessarie 4 milioni di nuove figure green nei prossimi 3 anni. Da ultimo, e sicuramente non meno importante, è il tema della finanza.
sempre più anche alle piccole imprese sarà chiesto di dimostrare come fanno attività, quindi come fanno impresa, e sarà necessario dimostrare appunto che sei in grado di farla rispettando anche la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale. Il motivo per cui facciamo questa settimana della sostenibilità è per coinvolgere più persone possibili attorno alle imprese e proprio per capire da loro quale potrebbe essere un percorso ottimale. Quest'anno abbiamo pensato di restare all'interno della parte sociale, ma perché questa è trasversale. Ormai le persone negli ultimi 3 anni hanno perso anche un po' l'orientamento e noi come azienda non dobbiamo essere solo la sicurezza del posto di lavoro, anzi dobbiamo essere anche la sicurezza per le persone, per capire quali percorsi possono fare, quale formazione. Devono venire in azienda dove rimangono parecchie ore, ma devono stare bene.